Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti. Siamo qui anche oggi pomeriggio per la rassegna Voci d'Archivio, curata da ormai da qualche mese dalle nostre volontarie del Servizio Civile, che sono qui con noi. Scusate, sta passando un elicottero nel frattempo, che forse avete sentito con l'audio. Procedo a presentarvi le nostre volontarie del Servizio Civile, Caterina Liberati, Sara Mazzacani e Francesca Modica, che ormai conoscete perché hanno partecipato a diversi eventi dal vivo, attività con le scuole e anche a questa rassegna di dirette. Questo è il nostro penultimo appuntamento ed è dedicato al tema degli amori mancati. Ci piace anche un po' riprendere in qualche modo le fila di un discorso su questo tema che abbiamo iniziato con le prime due volontarie del Servizio Civile che hanno lavorato con noi, Ilaria Sirufo e Bianca Silvia Zà, che ormai qualche anno avevano dedicato la prima delle attività dal vivo che avevamo fatto raccontando appunto come facciamo di solito storie di cartelle ai pazzi d'amore. Quindi ci piaceva in qualche modo riprendere un po' un filo iniziato ormai 3 anni fa e riprenderlo come le storie di amori mancati che le nostre volontarie vi racconteranno adesso. Non sono tanto storie d'amore interrotte a causa del ricovero in manicomio di uno dei due, in alcuni casi anche di tutti e due, gli innamorati. Ce ne sono, ce ne saranno stati sicuramente più o meno testimoniati dalle cartelle. Abbiamo deciso, anche perché abbiamo selezionato, hanno in realtà selezionato, perché come sempre l'attività è tutta creata e scritta e progettata dalle nostre volontarie, hanno selezionato, dicevo, 3 storie di amori, potremmo dire forse più che mancati fittizi, cioè non effettivamente di relazioni che avevano una qualche base interrotte appunto dal ricovero di uno dei due, ma potremmo dire più degli amori immaginati, degli amori sognati, e vedremo poi nei vari casi come si svolgeranno proprio dei racconti che loro hanno selezionato e che vi faranno. Facciamo un passo indietro rispetto anche non solo all'attualità, ma agli anni di cui ci occupiamo di solito. La maggior parte delle volte avete selezionato storie degli anni 20-30, che sono poi gli anni su cui effettivamente voi state lavorando, sulle cartelle che state schedando. Facciamo un passo un po' indietro e arriviamo alla fine dell'Ottocento. E vi faccio questa premessa anche perché quando ragioniamo di argomenti come questi, ancora di più dobbiamo tenere presente quanto è stato il cambiamento della società in questi 150 anni rispetto alle storie che voi ci racconterete, per cui tutto un discorso del rapporto tra i sessi, della possibilità di corteggiamento, di espressione, eccetera, che quindi magari noi ci possiamo immaginare oggi, è completamente diverso all'interno delle storie che vi andiamo a raccontare, che sono, abbiamo già detto, 3 storie ottocentesche, un uomo e due donne, poi magari ragioneremo un po' anche su questa differenza, di pazienti che vengono da una classe sociale abbastanza alta o comunque anche con un buon livello di scolarizzazione. Questo fa sì anche che ci lascino delle tracce. Chissà quanti avevano storie d'amore più o meno immaginarie, ma durante il ricovero non sono riusciti in nessun modo a comunicarle, a lasciare qualche notizia. E forse anche per questa distanza temporale, forse appunto per quell'ambito sociale da cui derivano, bisogna dire che le 3 storie che avete selezionato sembrano quasi uscire da dei romanzi d'appendice, sembrano i protagonisti, almeno alcuni, quelli che possiamo trovare nei romanzi francesi, nei romanzi italiani appunto dell'epoca. Sicuramente vale per il primo dei nostri protagonisti, quello che ci racconta Caterina. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per la presentazione Chiara. E il primo caso, la prima storia di cui parleremo oggi è la storia di Luigi. E abbiamo la cartella di Luigi e, come diceva Chiara prima, non fa parte dei nostri anni, ecco, siamo andati a ricercarla e infatti Luigi entra nel 1889 e tutte le 3 cartelle saranno, insomma, durante questo periodo. E Luigi, come già un po' anticipato, viene da una classe sociale agiata e si trasferisce a Milano. Lui viene dalla provincia di Piacenza, si trasferisce a Milano per studiare all'università. Agronomia, insomma, probabilmente ci immaginiamo la famiglia di origine, insomma, impegnata nei lavori campestri e che aveva la possibilità anche di mantenere il figlio negli studi universitari. E nel suo soggiorno a Milano
si innamora di quella che viene descritta in cartella di una studiosa di canto. Ci immaginiamo probabilmente Luigi con i suoi amici, frequentatori di caffè o di locali notturni nella Milano, che sarà sicuramente diversa dalla Milano di adesso, ma alcune dinamiche probabilmente potrebbero essere simili. Si innamora di questa ragazza che probabilmente magari cantava in un caffè o in locali notturni, e con lo scherzo, col supporto di amici, che ci immaginiamo anche qua come quasi come un film americano di adolescenti che supportano un po' l'amico facendogli credere che avesse delle chance per riuscire insomma ad avere una relazione con questa ragazza, e alla fine insomma riceve un po' una delusione amorosa, e da questa delusione amorosa si ritrova un po' l'inizio del suo malessere, ecco, da quello che è descritto in cartella. E infatti la cartella non descrive precisamente gli avvenimenti di come è successa questa delusione amorosa. Si capisce che evidentemente forse un 2 di picche l'ha ricevuto, e a seguito di questo viene descritto in cartella una notte di fine gennaio, del 20 gennaio, e dopo essere stato a cena, Luigi inizia ad avere un grande bruciore di stomaco, a stare male, e cerca per tutta la notte farmacisti diversi che gli potessero aiutare, dare quello che descrive un antiveleno, insomma un qualcosa che potesse farlo stare meglio, perché era convinto di essere stato, che il suo cibo fosse stato avvelenato. In cartella, nei suoi scritti, ma anche dai racconti dei medici, troviamo molto descritto bene questo delirio, e che sarà un po' il delirio che lo accompagnerà nel suo percorso manicomiale, ecco. E infatti Luigi entra con la diagnosi di paranoia, magari una diagnosi molto diversa da quelle che possiamo trovare nelle cartelle degli anni 20 o 30, però descrive molto precisamente, ecco, la sua sintomatologia. E infatti dai racconti medici e dai suoi scritti non lo accompagna tanto un delirio amoroso, comunque descrizioni o speranze di aver avuto un approccio diverso, comunque una storia diversa con questa donna di cui si era innamorato, ma è proprio la paranoia e il delirio di persecuzione che qualcuno gli avvelena il cibo. E accaduto questo, i familiari e gli amici si rendono conto che la situazione di Luigi è più grave di quello che immaginavano, e decidono di farlo curare per circa 2 settimane in una casa di cura di salute privata a Milano, dalla quale esce dicendo che sta meglio. I familiari, riprendendo la casa, però si accorgono che le sue allucinazioni anche e i suoi deliri non sono finiti, infatti chiede a tutti i familiari di assaggiare prima i cibi che gli vengono serviti e portati, perché non si fida, e capiscono che serve un ricovero manicomiale. Così che nell'aprile del 1889 Luigi entra a San Lazzaro, dove rimarrà per circa 3 anni, e il suo stato non cambia tanto. E leggiamo dalle minute del direttore, dalle lettere dei parenti, infatti, che rimane sempre molto solitario, molto sospettoso, sia del personale medico-sanitario che degli altri pazienti, proprio perché è costantemente preoccupato che qualcuno cerchi di fargli del male o di ucciderlo, e in particolare con gli alimenti. Infatti viene sempre riportato nel diario clinico che se ha mangiato vuol dire che si trova in un momento in cui sta un pochino meglio, oppure spesso magari rifiuta oppure non mangia completamente il cibo che gli servono. E come dicevo, Luigi sarà al San Lazzaro 3 anni, e dalla cartella clinica abbiamo questa descrizione dell'evento scatenante, che è proprio questa delusione amorosa, ma purtroppo non abbiamo particolari dettagli del suo soggiorno clinico, mettiamolo così. Passati questi 3 anni uscirà dal San Lazzaro migliorato e consegnato alla famiglia. La cosa che abbiamo notato, per concludere un po' un'osservazione magari anche più statistica di anche diversità rispetto ai due casi di cui parleranno Sara e Francesca, è che trovandoci nel caso di un uomo, il delirio amoroso non viene particolarmente descritto, e rispetto anche alle altre cartelle che abbiamo avuto sotto mano, che abbiamo schedato, spesso e volentieri nel caso degli uomini non viene citato o descritto, o comunque i medici non si soffermano su deliri amorosi, e per cui è stato anche un po' difficile trovare un caso
che potesse, un caso di un uomo che potesse rientrare nel tema degli amori mancati. Sì, esatto, Caterina. Chissà, forse avevano anche un po' pudore gli uomini di raccontare sentimenti o appunto, come in questo caso, amori sfortunati, come in altri casi che vedremo, insomma, amori forse un po' slegati dalla realtà. Sono tutti sicuramente dettagli importanti, interessanti, che fanno capire anche come queste piccole storie che noi raccontiamo, questi flash, in realtà ci possono aprire un po' la finestra per andare a indagare, a capire diverse cose un po' sulla condizione generale dei ricoverati al San Lazzaro. E appunto, se abbiamo visto nel caso di Luigi un amore sfortunato, appunto, con la complicità degli amici, la contrarietà familiare, questa insomma sciantosa forse non era proprio la candidata ideale, ecco, come futura moglie del nostro Luigi, ecco, però una storia comunque che aveva una base nella realtà, il suo delirio poi riguardava altre cose, abbiamo visto riguardava il cibo. Negli altri casi vedremo che effettivamente invece la componente amorosa è proprio più legata alla fase di delirio delle due donne di cui parleremo, come nel caso di Celestina, di cui ci parla Sara, che viceversa rispetto a Luigi, dove dopo il primo momento non ci dice più nulla su questa donna che qui amava, ci lascia invece tante, tante notizie sull'uomo dei suoi sogni. Sì, assolutamente, grazie Chiara della presentazione. Maria Celestina sicuramente lo dice a tante, tante persone, addirittura medici e altri pazienti del manicomio, al momento in cui entra il San Lazzaro urlando questo suo amore per un ragazzo di cui però noi non sappiamo il nome. Sappiamo che Maria Celestina era una ragazza molto giovane e che sappiamo anche che in paese da lei, Parma in questo caso, veniva chiamata Francesca. Non sappiamo dove sia l'origine di questo fatto di dare soprannomi così tanto diversi dai nomi, ma da parenti, amici e anche dai genitori viene chiamata Francesca. È una ragazza di 19 anni che proviene da una famiglia piuttosto ricca e anche colta, sapendo leggere e scrivere ed avendo frequentato comunque le scuole, e che però comincia a leggere romanzi in cui scopre di questi amori folli e un giorno questo amore folle travolge anche lei. Succede in realtà tutto all'improvviso perché i genitori, vedendo la sua età, commissionano un avvocato per andare a cercarle un marito, comunque un uomo che potesse essere di classe sociale simile alla sua per poter combinare un matrimonio. Questo avvocato trova questo giovane proveniente sempre da Parma, dallo stesso paese, che ha più o meno la stessa età, un anno in più di lei. Appena l'avvocato dà la notizia alla famiglia e la famiglia comincia a parlare di questo giovane a Maria Celestina, lei se ne innamora immediatamente. Dobbiamo però sapere che in realtà loro non si conoscevano veramente, si erano visti, si vedevano una volta l'anno, solitamente presso le fiere di paese, ma questo ragazzo le era rimasto talmente tanto nel cuore che lei aveva deciso assolutamente che lui era la sua anima gemella, che si sarebbero dovuti sposare e che avrebbe dato qualsiasi cosa per poter diventare sua moglie. Questa situazione però diventa un po' complessa nel momento in cui lei, per vivere questo suo sogno romantico, comincia a scrivergli lettere, ma non soltanto a lui, comincia a scrivere lettere a lui, ai parenti, agli amici, alla scuola presso cui lui studia, perché anche lui era uno studente universitario presso la città di Parma, senza che però lui avesse minimamente idea di chi fosse Maria Celestina in realtà. Tanto che i genitori, dopo questo exploit, decidono di inviarla in manicomio. Arriva infatti al San Lazzaro nel 1884 la prima volta, perché avrà due ricoveri con diagnosi di lipemania. Che cosa accade? Che una volta qua Celestina si convince dell'idea che in realtà i genitori l'avessero mandata in manicomio perché si opponevano fortemente a questo amore che esisteva tra lei e questo giovane ragazzo di cui si era innamorata. Quindi molto molto arrabbiata di questa situazione, all'inizio diventa anche un po' violenta e aggressiva nei confronti sia dei medici che degli altri pazienti, chiedendo di essere liberata, perché la sua idea era il fatto che questo giovane la stesse aspettando fuori dal manicomio, così che appena lei fosse uscita sarebbero riusciti a sposarsi e poi dopo a vivere sostanzialmente felici e contenti. Quindi questa situazione in realtà potremmo dire che non termina neanche in manicomio, perché si legge comunque in cartella che
Dice a tutti di voler essere liberata, arriva addirittura a impilare alcuni mobili sotto le finestre per riuscire a guardare fuori le finestre, urlare il proprio amore e chiedere di essere liberata per tornare dal suo amato, oppure addirittura si arriva a dire che parlava con 10, 15, anche 20 persone al giorno, gridando quanto amava quest'uomo, quanto avrebbe fatto di tutto per lui e come effettivamente la stessa gli avesse già fatto una proposta di matrimonio. Cosa che viene prontamente smentita quando il padre del ragazzo suddetto invia una lettera al direttore del manicomio. All'interno di questa lettera rifiuta tutto quello che aveva detto la giovane ragazza, dicendo che non si erano praticamente mai visti, neanche a malapena si conoscevano per nome e non c'era mai stato nessun tipo di relazione, tantomeno le aveva mai chiesto di sposarla. Questa situazione però, diciamo così, non termina, ma termina fortunatamente per questo giovane ragazzo quando lei comincia a dire che in realtà non era solo un ragazzo che la stava aspettando fuori dal manicomio, ma aveva proprio una fila, uno stormo di uomini che era pronta a sposarla appena fosse uscita. E 4 anni dopo l'inizio del suo ricovero, nel 1888, lei esce, migliorata, torna a casa dalla propria famiglia. Ma in realtà anche qua ne conviene un'altra, perché innamorata follemente del medico curante che l'aveva presa in cura all'uscita dal manicomio, lei decide che lui era suo marito, lei era sua moglie e che quindi lo amava follemente. E allora per questa ragione un giorno arriva a fuggire di casa, scappando viene ritrovata a casa del medico che, tornando a casa dopo una giornata di lavoro, si trova in casa mentre stava preparando la cena. La situazione ovviamente, non essendo migliorata, porterà Maria Celestina a ritornare nuovamente in manicomio, un'altra volta nel 1894, quindi quando lei ha 29 anni, con una diagnosi diversa in questo caso di demenza precoce. E quando è qua, almeno nei primissimi anni del suo secondo ricovero, continuerà a scrivere tutta una serie di lettere, non solo alla famiglia, ma anche in generale, ad esempio rivolte al direttore, in cui scrive il fatto che vuole uscire per tornare ad avere questa vita amorosa, a rincorrere i suoi spasimanti e a riuscire a realizzare il suo amore che sfortunatamente non aveva mai raggiunto. Purtroppo però per lei la situazione migliorerà, ma soltanto dopo un po' di anni, perché uscirà dal manicomio questa volta nel 1926, quindi ben 30 anni dopo l'inizio del suo ricovero. Ormai in età un po' avanzata, verrà presa in carico dalla nipote, che deciderà, per evitare scandali, di tenerla presso la sua casa, lontano dal suo paese d'origine, quindi non più nella provincia di Parma o comunque di Reggio, ma Lombardia, e per riuscire ad evitare appunto ulteriori scandali, visto che Maria Celestina non aveva mai smesso di sperare in questo amore, che però con nessuno degli uomini con cui aveva tentato si era mai riuscita a realizzare. Sì, ormai diciamo che aveva un'età per cui per l'epoca non poteva più essere considerata una fanciulla in età da marito, quindi forse anche è stata dimessa, perché ormai insomma, difficilmente avrebbe causato una nuova serie di problemi agli uomini e ai giovani che incrociava in paese. E c'è un dato anche interessante, no, che leggiamo tra le righe della storia che ci hai raccontato, quanto in realtà fosse difficile che una donna non solo sapesse leggere e scrivere, anche questo non era poi così comune, però prendesse l'iniziativa di scrivere un uomo, per quanto che era convinta che fosse il suo promesso sposo, addirittura il suo sposo, eccetera. Però ecco, questa iniziativa femminile non dobbiamo considerarla assolutamente come una cosa frequente, tanto che appunto è uno degli elementi su cui si fissavano i medici per dire: guardate che comportamento strano, ecco. E un po', Francesca, quello che farà anche la nostra contessa, dove addirittura abbiamo insomma, una delle violazioni più gravi che si potevano fare, la perdita del senso del pudore, quindi non solo scrivere un uomo che neanche in realtà sa chi sei, ma insomma adesso poi ci racconterai che cosa ha combinato la nostra contessa. Esatto, grazie Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
E questa appunto è la nostra ultima storia di oggi ed è la storia della contessa Antonietta. Tutti diciamo, i casi di oggi erano casi di persone abbastanza agiate, qui proprio addirittura abbiamo il caso di una nobile. E, lei viene da Torino, ma si stabilisce diciamo, a Brescia con il marito e diciamo che la sua malattia diciamo, si presenta già anni prima del ricovero qui al San Lazzaro. Lei era già ricoverata in un'altra casa di cura appunto a Brescia, viene trasferita poi qui al San Lazzaro, forse proprio per allontanare le voci, cioè probabilmente immaginiamo sia così, le voci circa la sua malattia mentale. E mentre negli altri casi diciamo è sì un sintomo, ma anche causa scatenante in qualche modo della malattia mentale, in questo caso è uno dei sintomi e neanche il primo e neanche il più importante, però vedremo come verrà proprio sottolineato ed evidenziato un po' qui al San Lazzaro, insomma. Infatti appunto, come dicevo prima, lei sta male già anni prima del suo ricovero e inizialmente semplicemente si presenta come sotto forma di insonnia, questa sua insofferenza, questo suo malessere. Insonnia circa sulle sue preoccupazioni sulla vita, sulla sua salute, arriverà anche a commettere atti autolesionisti, insomma, contro se stessa. Quindi la famiglia decide che appunto è il caso di ricoverarla in una struttura che possa accoglierla e che possa prendersi cura di lei. In seguito verrà qui al San Lazzaro. E al San Lazzaro, diciamo, i sintomi maggiori che lei manifesterà saranno proprio delle allucinazioni visive e uditive, insomma, e acustiche, e tant'è che la prima diagnosi è in realtà la diagnosi di demenza, che appunto sottolinea una generica malattia mentale, ma non c'è nessun dato, insomma, preciso che ci spiegano. Questa diagnosi cambierà nel corso dei 20 anni che lei passa qui al San Lazzaro, perché appunto anche lei, come le altre due storie, sono di fine 800, quindi lei entra al San Lazzaro nel 1875 ed esce nel 1895, quindi dopo 20 anni. E appunto vediamo che la sua diagnosi cambia nel corso del tempo, perché ci sono dei sintomi che sono sempre più palesi, sempre che, cioè, più predominanti, e appunto questo suo amore, questo suo affetto che le manifesta nei confronti di un certo Don Antonio. Allora, ci sono dei suoi scritti, e così come ci sono in cartella clinica, così come ci sono degli scritti dei medici e degli scritti dei parenti, ma questo Don Antonio sembra non esistere, cioè sembra essere un personaggio fittizio. Ci fa sorridere un po' il fatto che si tratti proprio del suo stesso nome al maschile, fondamentalmente, appunto lei, Contessa Antonietta, il suo amato Don Antonio. E appunto i parenti confermano, e anche i medici confermano il fatto che questa persona non esiste, quindi lei sta proiettando il suo amore in questa figura, potremmo dire. Ed è interessante vedere come i medici appunto si concentrano molto su questo sintomo. Infatti appunto la diagnosi cambia da demenza a monomania affettiva, proprio perché appunto lei era innamorata a tutti gli effetti di questa persona, e cambierà in monomania affettiva e sensoriale, perché non solo era innamorata, ma l'amore che lei provava per lui era tutt'altro che platonico. Infatti raccontano che si lanciava contro medici e infermieri cercando di baciarli e abbracciarli, perché vedeva nei loro volti il volto del suo amato, di Don Antonio. Quindi i medici capiscono, cercano anzi di capire, c'è una relazione medica una relazione clinica abbastanza lunga, in cui proprio cercano di capire la correlazione tra questa monomania affettiva e sensoriale, cioè come la cosa fosse conciliabile in qualche modo. E alla fine arrivano effettivamente a una conclusione, e secondo me vale la pena leggerla, e la leggo brevemente, insomma, proprio la conclusione della relazione medica, che dura svariate pagine in realtà. Il medico conclude dicendo: in una parola, io credo che in lei l'educazione abbia molto contribuito a tenere la malattia nei limiti, e che se si fosse al contrario trattato di una donna volgare apertamente, si dovrebbe dichiarare ninfomania. Appunto quello che dicevamo prima, no? Il fatto che lei ricercasse non soltanto un affetto, ma anche un contatto fisico comunque con medici e infermieri, fa pensare ai medici che non si tratti di una semplice monomania affettiva, sensoriale, come l'abbiamo chiamata prima, ma proprio di ninfomania, e sottolinea come nel suo caso il fatto che fosse una contessa, quindi che avesse ricevuto una sicuramente educazione prestigiosa, avesse in qualche modo temperato la malattia, che altrimenti avrebbe avuto una diagnosi chiarissima.
è anche infamante per i tempi, cioè per i tempi e per il suo contesto comunque sociale in cui viveva. E, lei scriverà delle lettere al suo amato Don Antonio. Abbiamo detto appunto si tratta di una donna con una cultura molto grande, un'educazione impartitagli appunto prestigiosa, la scrive in francese. Noi ci siamo divertite un po' a tradurla e diciamo che in questa lettera lei non soltanto appunto dichiara sicuramente il suo amore a Don Antonio, però parla anche della sua condizione, diciamo, più intima, del suo vissuto qui al San Lazzaro, di come lei si senta caduta, diciamo, in disgrazia, potremmo dire, di come appunto si trovi qui, e anche denuncia in qualche modo l'amore che lei prova non soltanto per lui, ma per un'altra persona, cioè il medico, il primario che dirigeva la clinica in cui lei era prima del San Lazzaro, e quasi si scusa, si è mortificata, no, con lui, dicendo appunto non sei stato l'unico per me, c'è stato anche quest'altro uomo. E nelle sue lettere, che sono due, una al direttore e una appunto a Don Antonio, lei non cita il marito mai, e il marito anche lui era un nobile, era un marchese di Milano. Mentre cita appunto i suoi affetti più cari, familiari, quindi i suoi figli, il marito non compare mai. Quindi potremmo immaginare anche qui un classico matrimonio combinato per l'epoca, ovviamente non è scritto in cartella, quindi ci possiamo soltanto lanciare in ipotesi, insomma, che lei viveva comunque con una certa anaffettività magari e soprattutto anche una solitudine evidente. E non lo so, anche il fatto che il suo amato comunque abbia il suo stesso nome, forse anche questo può essere indice di qualcosa. E appunto Antonietta rimarrà a San Lazzaro per 20 anni, questo l'abbiamo detto, non tornerà a casa, non sappiamo se poi dopo quest'altro ricovero lei riesca a tornare a casa, però la sposteranno in una casa delle donne a Monza, ovvero una casa di cura, un'altra clinica che si potesse prendere cura di lei, questa volta appunto un po' più vicino casa forse rispetto al San Lazzaro. Sì, a rigor di logica Antonietta non arriva neanche giovanissima al San Lazzaro, sta qui 20 anni, ormai avevamo fatto i conti, avrà una sessantina d'anni, invece per l'epoca insomma era una certa età, è difficile immaginare che dopo tra l'altro 30 anni passati in ospedale psichiatrico riesca domani anche in tarda età a ritornare verso casa, e credo che effettivamente, perché insomma, senza sbilanciarci troppo, la lettura che davi, quella che probabilmente di un matrimonio non particolarmente felice, possa essere effettivamente giusta, cioè stiamo comunque parlando di un'epoca in cui non c'era una grande libertà di esprimere i propri sentimenti o comunque di realizzarsi, lo vediamo un po' in luce in tutte e tre le storie effettivamente, quindi un po' sono amori mancati anche da questo punto di vista, poca possibilità di scegliere, di comunicare anche tra i giovani, ma anche meno giovani, perché contessa non è giovane come gli altri, diciamo, in generale una difficoltà di riuscire a intrecciare delle relazioni che poi poteva portare anche a degli esiti più particolari come questi di amanti fittizi, come abbiamo visto, appunto di cause scatenanti di altre tipologie di problemi. Questo per dire come insomma l'amore non l'abbiamo inventato noi ai giorni nostri, c'era anche all'epoca dell'ospedale psichiatrico, quello che cambiano ovviamente sono le condizioni che la società ci propone. Queste sono appunto le tre storie che le nostre volontarie hanno scelto per raccontarvi un po' un altro spaccato della vita all'interno del San Lazzaro. Dicevamo all'inizio che questa è la penultima diretta che facciamo con voi, ormai manca un mese e mezzo alla fine del vostro servizio civile, che sembra iniziato ieri, ma in realtà insomma il tempo passa, quindi vi ricordo che la prossima diretta, non con le nostre volontarie, ma con Gerardo Favaretto, dedicata al Museo di Padova e alla mostra sulla storia della psichiatria che attualmente c'è, sarà giovedì mattina alle 9:30 con Caterina, Sara e Francesca. Ci rivediamo però, se volete, in presenza il 9 e l'11 di maggio al pomeriggio qui da noi in biblioteca. Racconteremo per la settimana della didattica in archivio alcuni casi, stavolta che provengono dall'archivio dell'UPG, a cui sapete ci stiamo dedicando ultimamente, e sempre su questi casi
casi faremo l'ultima diretta che sarà il 17 di maggio, sempre al pomeriggio. Spero di non aver dimenticato, ragazze, nessuna delle date dei prossimi appuntamenti. Comunque continuate a seguirci sui social, dove vi informiamo sempre. Questa diretta che abbiamo fatto su Facebook, come sempre, al termine la salviamo e la pubblichiamo anche su YouTube, dove potete recuperare tutte le altre dirette che abbiamo fatto sia con le nostre volontarie, sia negli ultimi 3 anni, ormai credo che superiamo 100 video, quindi se avete voglia di recuperarli tutti, avete quelle 7-8 mesi di serate occupate. Detto questo, vi ringrazio per il lavoro che c'è dietro a questa diretta e per la diretta che abbiamo appena finito. Ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito e alla prossima.